Ti senti stressato? Dimmi la verità, sei stressato. Eppure esistono delle strategie molto potenti per abbassare i tuoi livelli di stress. In questo video te ne racconterò uno, anche perché ci viene in aiuto il GABA. Sì, il nome sembra quello di un personaggio di cartoni animati oppure di un film di fantascienza, con magari un gnomo di nome GABA. Ciao GABA! No, il GABA non è quello. Il GABA lo scoprirai in questo video e sarà qualcosa che ti permetterà di abbassare lo stress. Ti interessa? E allora seguimi. Benvenuto in Pelle di Coaching, io sono Mauro Pepe e questa è una community di crescita personale di cui anche tu ne fai parte e puoi contribuire mettendo mi piace, condividendo con gli amici questi video e commenta, scrivi tutto quello che pensi sia utile per questo video oppure ponimi qualsiasi domanda, io risponderò a qualsiasi commento. E poi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. In questo video parleremo di stress, delle strategie, o meglio, di una strategia molto potente per abbassarlo e del GABA. Ma per abbassare lo stress dobbiamo capire perché creiamo tutto questo stress, perché ci stressiamo. Anche perché quando siamo stressati, non è piacevole, per niente. Anzi, io mi ricordo un periodo della mia vita dove mi stressavo tantissimo, che poi il mio corpo mi comunicava in maniera creativa che mi stavo stressando attraverso mal di testa, attraverso il fatto di consumare i denti. Si nota? Sì, si nota, si nota. E tante altre cose. Poi quando impari a non stressarti più, o meglio, ti stressi ma riesci a abbassare subito i livelli di stress, rifiorisci e la qualità della vita migliora tantissimo. Ma perché ci stressiamo? Ci stressiamo perché è uno strumento fondamentale per farci fare un salto di qualità. Esiste il ciclo dello stress ad adattamento, cioè c'è una situazione stressogena, magari una sfida, quindi creo stress e a quel punto lì cosa succede? Faccio delle azioni, mi adatto allo stress. Poi ho vinto la mia sfida, recupero, a quel punto lì ho fatto un salto di qualità, ho preso una nuova abilità, oppure sono diventato più forte. A quel punto lì c'è bisogno di un altro stress, nuovo adattamento, recupero, salto di qualità. Stress, adattamento, recupero, salto di qualità. Questo ciclo serve per farci crescere e diventare più forti. Ad esempio, in palestra si utilizza questo strumento. Alzo un peso molto alto, il mio corpo si adatta, poi recupero con il riposo e divento più forte. Nell'apprendimento, qualcosa che non so, mi sforzo per impararla, mi stresso, mi adatto a quello che sto imparando, recupero con il riposo e divento più bravo. E questo ciclo è molto molto importante. Lo stress quindi diventa uno strumento importantissimo nella nostra vita. Infatti abbiamo degli ormoni dedicati proprio alla gestione dello stress, come il cortisolo e l'adrenalina. Mi stresso, ormoni, mi adatto, riposo, altri ormoni per riposare meglio, cresco. Solo che questo va bene quando lo stress è di picco, ho un periodo di stress limitato e poi recupero, periodo di stress limitato e recupero. La criticità dove sta? Sta nel fatto che a volte facciamo delle cose troppo stressanti per troppo tempo in maniera costante e quindi i livelli di stress si accumulano, 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 a quel punto lì dobbiamo trovare un modo, pam, per abbassare i livelli di stress. E come fare? Secondo te? Dai, dai, dimmi qualche strategia, magari me la scrivi nei commenti. Io oggi ti spiegherò come fare sfruttando il GABA, che come ti ho detto non è il nognometto GABA, che sai, il nognometto con la vocina GABA, no, è un ormone che già abbiamo dentro di noi, che serve proprio per la gestione e per abbassare i livelli di stress. Dopo esserci adattati, quell'ormone ci aiuta ad abbassare i livelli di stress. Questo ormone è fondamentale perché abbassa i livelli di attivazione, di ansia, evita attacchi d'ansia o attacchi di panico, ci permette di riposare, anche di creare un sonno ristoratore. Più sono alti i livelli di produzione del GABA, più velocemente recuperiamo dallo stress precedente. Esistono dei modi per aumentare la capacità del nostro corpo di secernere questo ormone. Te ne racconto tre che puoi applicare quotidianamente. Il primo sono delle attività rilassanti, come la respirazione. Ti metto qua qualche video sulla respirazione in modo tale che puoi vedere come fare per respirare in maniera corretta e quindi aumentare la produzione del GABA.
Ad esempio, le visualizzazioni rilassanti sono molto molto importanti. Oppure anche leggere un bel libro, un bel romanzo che ti fa prendere la tua mente e ti porta altrove, in altri mondi fantastici. Oppure la meditazione, uno strumento fantastico per aumentare il GABA. Una bella passeggiata nella natura, dove i tuoi occhi possono guardare il verde della natura, che è l'unico colore davvero rilassante che esiste. La seconda strategia è lo sport. Ma devono essere sport piacevoli, che ti permettono di sorridere. Lo sport in assoluto che aumenta di più il GABA è lo yoga. Poi ci sono tutti gli sport dove ti diverti, o tutti gli sport che fai non in maniera agonistica. Lo sport agonistico va bene, ma ha degli obiettivi diversi da quelli di abbassare i livelli di stress. Anzi, lo sport agonistico deve alzare in alcuni momenti i livelli di stress. Invece lo sport per divertimento, una corsettina in un parco, che ne so, due calci a un pallone insieme a tuo figlio, o tante altre cose che le fai e ti diverti, quelle ti abbassano lo stress perché aumentano la capacità del tuo corpo di secernere il GABA. La terza strategia è alimentare. Eh sì, ci sono dei cibi che ti aiutano a produrre molto più GABA. Te li leggo in modo tale da non dimenticare nessuno. Sono le noci, le mandorle, i cereali integrali, non i cereali raffinati. Tutto quello che tu mangi di molto raffinato crea stress per il corpo perché ha un livello di tossemia molto elevato, hai picchi glicemici non naturali, non gestibili dal corpo umano in maniera semplice. Invece i cereali integrali, variandoli tra di loro, aiutano il nostro corpo, sono un ottimo alimento e soprattutto aumentano la produzione del GABA. Le lenticchie, i broccoli, gli spinaci, le arance e le banane. Questi sono gli alimenti che in più in assoluto aumentano la produzione di GABA e ricordati, questo ormone permette un recupero più veloce e ottimale. Allora, sei stressato? Se sì, se sei davvero stressato e hai accumulato tanto stress, segui queste tre semplici indicazioni. Attività rilassanti, respirazione, passeggiate, un bel libro, una meditazione. Sport divertenti, lo yoga. Oppure uno sport che ti diverte tantissimo. 3. Alimentazione adeguata ad aumentare la produzione e la capacità del corpo di secernere questo ormone. Se tu hai qualche domanda al riguardo, scrivimela nei commenti. Se ti è piaciuto, ovviamente metti mi piace, condividilo. Ti sei iscritto al canale? Dimmi la verità, ti sei iscritto al canale? Perché molti di voi, l'80%, guardate i miei video e non vi iscrivete al canale? Iscriversi al canale dà due grandi benefici. Aiutate me a crescere e io vi ringrazio, ma aiutate anche voi a non perdere i miei contenuti. Magari vi iscrivete al canale e cliccate anche sulla campanellina. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto davvero. Io da parte mia vi do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!